Vai, vai, prendo qua. Mandate voi di domande, sì. O... Ok. Immagino che ieri hanno fatto il giro dell'Italia, insomma, tutti i telegiornali ci hanno aperto, come mai oggi continuate questo presidio? Beh, oggi continuiamo questo presidio perché quello che è successo è assolutamente inaccettabile, siamo di fronte ad un restringimento degli spazi di democrazia che insomma ci ricorda il fascismo e che è sicuramente figlio di un clima di guerra che si respira in tutto il mondo, e vediamo un governo sempre più guerrafondaio che insomma non solo si esprime nella personalità della Premier Meloni, ma anche in quelle che dovrebbero essere le opposizioni, e poi effettivamente non fanno nulla. Lo vediamo insomma con le parole della Schlein. Ieri ancora una volta eravamo per le strade della nostra città universitaria per chiedere lo stop immediato degli accordi tra Italia e Israele. Questa risposta da parte della rettrice non è arrivata, ma non è tardata ad arrivare invece la risposta appunto dalle forze dell'ordine, che è stata ancora una volta la repressione. Abbiamo visto che sono stati arrestati due studenti della Sapienza. Questo è gravissimo e per questo siamo qui in presidio di solidarietà durante il loro processo. Gli è stato dato appunto, come vediamo, il processo in direttissima, questa cosa ancora più grave, e quindi noi siamo qui al loro fianco, al fianco della lotta palestinese, perché sappiamo appunto che purtroppo chi lotta al fianco della Palestina in questo paese dà fastidio. Abbiamo visto anche le parole di solidarietà con la Polimeni della ministra Bernini, e quindi vediamo un governo sempre più schierato contro i suoi studenti, ma al fianco di chi porta avanti un genocidio e di chi continua a soffiare sui venti di guerra. Molti studenti sono rimasti feriti dopo gli scontri. Sì, alcuni studenti sono rimasti feriti perché appunto gli scontri sono stati molto violenti, assolutamente immotivati. Noi insomma volevamo semplicemente recarci dal nostro compagno arrestato al commissariato di San Lorenzo. Ci siamo mossi assolutamente, ci stavamo muovendo in maniera assolutamente pacifica, quindi ancora una volta la violenza della polizia si è dimostrata più che ingiustificata. Qui ovviamente vediamo uno schieramento, perché siamo sempre accompagnati e appunto continuiamo a schierarci contro questa stretta repressiva che, come dicevo prima, è sicuramente figlia di un clima di repressione e di guerra appunto inaccettabile, che abbiamo visto anche in altre città.